Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision. Amici di Movida Television, ben ritrovati da Ida Piccolo e le nostre telecamere ritornano alla boutique del pesce di Quarto dei Fratelli Barile, quindi non vi resta che seguire attentamente il servizio. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Amici, queste sono le vere prelibatezze del mare. Seguite il servizio perché adesso intervisteremo i fratelli Barile, anche perché ci spiegheranno nel dettaglio ciò che comunque servono ai grandi clienti che scelgono la boutique del pesce. Mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within. E io devo dirti ben ritrovato, Davide, e complimenti sempre per la folla che hai, ovviamente adesso con le restrizioni, limitazioni, ovvero in questo periodo clou, sicuramente recupereremo il tutto per l'anno nuovo. Ciao! Spero di sì, che recupereremo al più presto possibile questa nostra... Però noi, ringraziando a Dio, non abbiamo nessuna difficoltà sul mestiere. Siamo una realtà. Anche perché sono beni di prima necessità. Sì, abbiamo fatto tantissimi sacrifici e questo è il risultato. Beh, lo vedo. Poi mi sono accorta di una cosa, che siete talmente puliti che l'acqua, mamma mia, brilla, luccica, perché siete sempre lì accuratamente a cambiare l'acqua e poi a cambiare. Io vi sto vedendo veramente di tutto, quindi quanta passione c'è dietro? Tantissima passione, ma tanto lavoro. E poi, ragazzi, sono di una grandissima professionalità. Anche noi siamo professionisti, dai, diciamolo, Lo vediamo, però adesso io voglio che tu mi dica un po' il dettaglio, no, di quello che troviamo alla boutique del pesce. Tutto lo so, però magari entra nel dettaglio perché io non ne sono capace. Trovate astrice blu, aragoste, scampi, gamberoni, poi abbiamo un po' di mollame, poi abbiamo rombi, pescatrici, dendice, capitoni e mezzo capitoni, taratufi, vongole, che oggi non ce ne stanno proprio e noi siamo fortunati ad averli. Polipi, aragoste, c'è una cernia, una regina del mare, c'è una bellissima cernia. Abbiamo dei scampi locali. Abbiamo dei scampi che si muovono. A noi parlano i fatti, non le parole. L'aragosta, spettacolare. E poi dicevo, quanto è tenera, però poi è buona da mangiare. Abbiamo un'astice jumbo, questa qua è bellissima, spettacolare. E poi ci sta le astice blu. Guardate quest'altra. Qua l'astice blu locale. Questa è un'astice blu locale. Davide, ma qual è la differenza? Allora, questa qua è un'astice nostrana e quella là è un'astice Canada. Quella questa è la nostra. Non vi resta che venirci a trovare
trovare alla boutique del pesce qui a Quarto. Però adesso ti devi esprimere proprio in quel modo dolcissimo per far sì che tu accolga anche le adesioni, le attenzioni del nostro pubblico, anche perché si sa, no? Tante persone sono a casa, non possono uscire, e per cui diamo loro, non so, una piccola speranza. Tu che sei del campo e comunque hai un'attività. Spero che va tutto bene, tutto si riprende alla grande e venite a trovare in tanti, perché noi abbiamo bisogno della gente che viene da noi, ne abbiamo tantissimo bisogno. Abbiamo offerto questa cosa che facciamo le consegne a domicilio, anche se non abbiamo, cioè anche se non abbiamo tanta forza, abbiamo bloccato le prenotazioni. Ci dispiace con le persone, però noi abbiamo 400 prenotazioni da fare, da consegnare a casa, che non abbiamo tempo. Spero di farcela e di non fare nessuna brutta figura. Davide, ma questo è il periodo, si sa, no? Che siamo tutti, abbiamo ritmi più frenetici. Vediamo che la gente capisce che se arriviamo un po' arriviamo un po' in ritardo, però comunque non facciamo nessuna brutta figura. La gente capirà, però Davide, ecco, diciamo quest'ultima cosa, che a partire dall'anno nuovo, ecco il numero uno, anche le persone, può salutare. Ecco, lei appunto è su Movida Television, perfetto. Allora, dobbiamo dire a tutte le persone che c'è anche il servizio a domicilio, quindi per qualsiasi cosa potete contattare la boutique del pesce di Quarto e potete farvi portare il pesce, quindi dal mare alle vostre case. Ok, grazie, perfetto, grazie a voi. Ciao Movida Television, auguri. Ciao Movida Television. Maratona, non immaginate quanta gente sceglie la boutique del pesce. Luca, ti faccio. Ecco. E questa viene scelta sempre? Sì, soprattutto gli astici di Natale, perché è un crostaceo che si porta sempre e va sempre avanti. Ah, è un astice canadese? Sì, canadese. Mamma mia, piano piccoline, piano. E invece quella è l'astice blu. Ciampi, c'è astice blu, aragoste, fuori. Io voglio sapere, lo sai perché? Perché io mangio, però non so la provenienza, non so il nome preciso, quindi è giusto anche farmi una cultura. Locale, un astice blu locale. Adesso la vediamo pure. Vediamo l'astice blu, amici, prepariamoci al grande evento. È grandissima, ma le dimensioni sono maggiori, le dimensioni? Sì, da un chilo e mezzo, 2 chili, 700 grammi, ci sta che un giambo, l'astice giambo sempre canadese. Grandissimo. Poi abbiamo i gamberoni, scampi, pesce sempre di alta qualità, perché noi cerchiamo sempre di fare sempre il meglio per i nostri clienti. Ma perché devono scegliere la boutique del pesce? Sono clienti che veramente ci vogliono bene e noi diamo sempre il top. Poi siete molto simpatici anche, avete sempre il sorriso. Facciamo questo lavoro con passione, con il cuore, con passione, ce l'abbiamo nel sangue. La notte scendiamo presto, torniamo a casa tardi e cerchiamo sempre di fare alla grande, sempre le cose più belle possibili. Questo è il vostro grande sacrificio, però io voglio dire anche una cosa, visto che tante mamme si fidano del pesce buono, no? Quindi per i bambini cosa c'è? Diciamolo. Ci abbiamo sogliole sempre del Mare Nostro, locali, merluzzi, ci abbiamo latte di mare, spigoli di mare, tutta qualità di Mare Nostro, pesce spada locale, dendici, merluzzi, ci stanno cocci. Spesso è una bella orata di mare. Esagerato. Le pizzature di 1,5 kg, 3 kg, come le vogliono i pesci. Parliamo per tutte le mamme che hanno bisogno comunque del pesce buono per i propri figli. E poi parliamo dei palati raffinati. Anche per i bambini. Sì. Bambini, guardate. Io mi spavento. Pronto? No, vabbè, tu sei abituato, ormai non ti fanno niente. Sono i tuoi amici. Gli amici del mare. Siamo tutti insieme. Allora, Luca, abbiamo
Ho detto dove ci troviamo, però ripetiamola ancora e diamo un messaggio anche ai tuoi clienti che ci seguono e anche a tutte le persone. Un augurio a tutti i nostri clienti, e cerchiamo sempre di fare il meglio per i nostri clienti. Vogliamo salutare anche tutta la tua famiglia. Soprattutto la mia famiglia. Non vedo da mia figlia da 2 giorni e devo fare altri 2 giorni. Il sacrificio poi verrà ripagato. Forza Luca, forza Davide, fratelli Barile, la boutique del pesce. Ciao Movida. Ciao. Sapere, amici di Movida Television, che la boutique del pesce viene scelta anche da clienti molto prestigiosi. Infatti ho il piacere di essere con Nicola del White Chill Out del lungomare di Pozzuoli. Ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Boutique del pesce, lei è frequente qua, no? Sicuramente, tanta qualità come può vedere, cortesia e professionalità. Anche perché nel suo ristorante si mangia, no, pesce, si mangia il pesce proprio di questa bella boutique. Sicuramente. E la scelta invece come la definiamo? La scelta grazie a me e grazie ai fratelli Barile che ci consigliano alla grande sempre. E per quanto riguarda, anche per essere vicini, per essere un po' a tema, vicini ai ristoratori che in questo momento ci seguono, un messaggio di speranza per tutti loro. Sicuramente passerà tutto e saremo più forti di prima e lavoreremo alla grande. Grazie Nicola, un saluto per gli amici di Movida Television. Un saluto a tutti, buon Natale e auguri. E incontriamo anche due bellissime ragazze, Letizia e Pia della Bocca del Pesce. Vogliamo augurare buone feste a tutti i vostri clienti? Auguri e buone feste. Auguri e buone feste dalla Bocca del Pesce. E parliamo proprio con lo zio dei fratelli Barile, il signor Gianluca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, veniteci a trovare perché ci sono tante specialità e tante prelibatezze per rendere più felice questo Natale. Signor Gianluca, ma è cambiato qualcosa, visto che comunque, ecco, manchiamo da un anno? Sono cambiati i gusti delle persone, si sono raffinati, si sono addolciti e pretendono sempre una qualità più eccelsa rispetto al passato. Palato raffinato. Cosa che l'azienda di famiglia riesce ancora a soddisfare con onore, quindi la cosa ci soddisfa e ci rende gioiosi di poter accontentare una platea così esigente. Che belle parole, dov'è che ci troviamo? Diamo anche l'indirizzo, un contatto. Ci troviamo a Quarto, in via Campana 94, a ridosso della rotonda per lo svincolo autostradale, facilmente raggiungibile con ampio parcheggio in prossimità del negozio, quindi potete venire tranquillamente, fare le vostre spese, i vostri acquisti in serenità, essere serviti e gustare delle prelibatezze che non ovunque si trovano. E incontriamo anche un medico, che dire, un medico in famiglia, perché veramente la ritengono un membro della famiglia, visto che è sempre qui presente alla boutique del pesce e anche un buon intenditore. Il suo nome è Francesco, buongiorno. Salve, buongiorno. Sì, effettivamente è così, ci troviamo di fronte a ragazzi che hanno avuto un grande spirito imprenditoriale con un'iniziativa particolarmente gradita in questo campo, in un'area dove ovviamente c'è una grande tradizione culinaria, una tradizione di pescatori. Loro sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di elevata qualità con prodotti particolari che io apprezzo molto, infatti molto spesso, non solo durante le feste ma anche durante l'anno, sono un punto di riferimento per potersi approvvigionare di prodotti di qualità. Lei predilige quindi sempre la famiglia, ma da quanti anni sono sul territorio? Lei che conosce bene la famiglia. Ma ormai sono da una quindicina d'anni, diciamo, che sono impegnato in questo settore, ma devo dire la verità, in questi ultimi anni hanno fatto un grande salto di qualità. Grazie dottore, la sua presenza è preziosa. No, non vi lascio mica, non la lascio, perché deve fare i saluti e gli auguri per tutti gli amici di Movida Television. Allora, auguri e speriamo che quest'anno sia finito e che con il vaccino, con una serie di iniziative che si stanno assumendo a livello nazionale, riusciamo a superare alla grande questo momento di difficoltà e ripartire come nazione, come città e anche come area, un nuovo anno con una grande forza imprenditoriale di ripresa. Allora,
Davide sta preparando, ecco, un sacchetto con queste ostriche. Infatti ho saputo che ci sono diversi tipi di ostriche. Sì, ci sono tantissimi tipi. Questa è un'ostrica divina piccolina. Questa è una ostrica oro. Vedete, c'ha l'oro sopra. Ostrica oro. Poi ci sta una ostrica cristalda, pure importante. Poi ci sta una ostrica Gilardot, questa qua. E poi ci sta l'ostrica più importante, è l'ostrica San Michele. Questa è spettacolare come ostrica. Certificata San Michele. Siete strepitosi, ma qual è la differenza? È tantissima, è di una densità salata, questa di una cosa squisita. Amici, per i vostri eventi immortalatele, anche perché dovete far assaggiare, no? Le ostriche divina San Michele a coloro che scelgono comunque di festeggiare insieme a voi. Ma qualsiasi evento, che sia una cerimonia, che sia una festa in casa, una cena tra amici, quindi venite qua alla Boutique del Pesce, cortesia soprattutto, e lui è una persona che se ne intende, competente, quindi chiedete a lui, mi raccomando, tutto quello che voi volete sapere. C'è Davide che vi accultura un po' sulle tradizioni del pesce, delle ostriche, dei frutti di mare e di tutto quello che c'è. Perfetto, ok. Grazie, grazie mille. Qui il nostro servizio, devo dire, sono stata benissimo insieme ai fratelli Barile, Davide e Luca, che sono davvero tanto tanto dolci, e poi tanta passione li lega da moltissimi anni per il pesce, dal mare alla tavola, solo alla Boutique del Pesce in via Campana 294 quarto. E poi volevo ricordarvi che è possibile anche seguirci in the world, in tutto il mondo, grazie al nostro streaming Movida Television. Da parte mia e da piccolo è tutto, e colgo l'occasione anche di formularvi i miei sinceri auguri di buone feste. Ciao, alla prossima. Movida Television. Musica, eventi, moda, spettacoli, news. Movida Television. Il programma di intrattenimento ideato da Lucio Ruggero. Se vuoi essere protagonista e avere le telecamere di Movida Television, chiama il 348 82 39 263 o scrivi a movidatelevision@libero.it. Movida Television. Seguici anche su Facebook, YouTube, Twitter. www.livestream.com/movidatelevision.